Mi trovo a Camin, alla pasticceria Forin, per la presentazione di un dolce speciale, che è questo pazientino che vi siete inventati voi, che cominciate a mettere in produzione. Il pazientino nasce dal grande successo che ha avuto la pazientina, che è il dolce tipico della città di Padova. Certo. Noi a Natale abbiamo pensato, ma perché non uniamo il nostro panettone alla pazientina? E da qui è nato il pazientino, un mix tra questi due prodotti. Andiamo a vedere come si fa. Sono qui con Mariano, il nostro primo pasticcere, e vi facciamo un po' vedere come viene creato il pazientino. Allora partiamo dal lievito madre, farina, acqua, tuorlo, uovo e burro, e questo è il primo impasto. Poi lo andiamo a riprendere dopo 10-12 ore che è lievitato, aggiungiamo lo zucchero, le uova, il burro, la farina di mais e lo zabaione come aroma. Lo mettiamo nello stampino, mettiamo il nostro pazientino, lo lasciamo lievitare per 3-4 ore e poi abbiamo il risultato finale. Dopodiché è pronto per la cottura. Tutta questa cioccolata? Questa è la ganache, la chicca del nostro pazientino, perché una volta che il pazientino è cotto viene ricoperto di ganache di cioccolato fondente, al quale vengono poi attaccati tutti i nostri riccioli. Ecco, i riccioli sempre di cioccolato. Di cioccolato fondente. Ed infine si spolvera con lo zucchero a velo. E dalla pasticceria Forin, buon pazientino! Buongiorno, buongiorno Mattino! Buongiorno Mattino!